E il confronto con culture geograficamente lontane è sempre utile, anche quando basato sulle pagine più buie della storia. A Bari la commemorazione del 24 aprile 1915, quando in Turchia iniziarono le persecuzioni e l'eccidio del popolo armeno. Sentiamo Enzo Del Vecchio. Siamo pochi, ma ci chiamiamo armeni. Non ci consideriamo davanti al Kaçkar in pietra, al chiarore della luna. Le preghiere e i brani più toccanti dei diari dei deportati armeni che riuscirono a sfuggire alla morte a partire da quel 24 aprile del 1915, il giorno terribile nel quale il governo turco decise di scatenare le persecuzioni sulla popolazione armena. Una cerimonia di commemorazione che ieri a Bari ha riunito la comunità armena residente in Puglia, con ragazzi, adulti e anziani che hanno voluto così ripercorrere i tragici giorni del genocidio che provocò, secondo non pochi studiosi, la morte di non meno di 1 milione di armeni. Prima del pellegrinaggio davanti alla stele, un convegno di studiosi ed esperti si è svolto nella sala consiliare del comune di Bari. E noi sappiamo bene che ancora i governi turchi, nonostante le loro ambizioni europeiste, si ostinano a negare i fatti. E comunque, anche qualora si volesse mettere in dubbio l'intento genocidario del governo e quindi dei giovani turchi, resta il fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite parla di genocidio anche se i fatti sono ascrivibili non ai governanti, bensì, cito testualmente, ai funzionari o addirittura a privati cittadini. Questa data ci porta in giro per le strade e con la speranza di incontrare un fratello armeno. Se non ne incontriamo, tutti gli altri sono fratelli, baresi, milanesi, siamo tutti fratelli. Ecco che incontrare un fratello armeno, uno che sappiamo che cosa trasferiamo nell'incontrarci, nel guardarci negli occhi, sappiamo riconoscere l'amore e la passione che ci trasferiamo. C'è un paese laggiù, c'è un paese laggiù.